Dopo 6 anni trascorsi alla guida dell'Università di Ferrara, il professor Patrizio Bianchi lascia l'incarico con qualche mese di anticipo sulla scadenza naturale. Nella nuova giunta regionale ora ricopre il ruolo di assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro. È il tempo di fare un bilancio e Bianchi punta l'attenzione su uno dei principali obiettivi del suo duplice mandato da rettore: ridare slancio all'Ateneo Estense, rinsaldarne lo stretto rapporto con la città, farne un motore di sviluppo e di crescita. Dopo 6 anni Ferrara è il punto di riferimento, questo lo posso dire con grande serenità, è il punto di riferimento delle università italiane per tutto quello che è il più dinamico. Il rapporto con la città, il rapporto con le imprese, il rapporto col mondo esterno, il rapporto con il mondo. E questa è la cosa che mi fa più piacere. Una università dinamica che però non deve perdere il passo, non deve perdere il ritmo. Perché in una città come Ferrara, che ha riscoperto l'università, l'università è e rimane uno dei pochi motori accesi per lo sviluppo. Ora si tratta, aggiunge Bianchi, di non arretrare rispetto ai risultati raggiunti. Io sono arrivato che c'erano tanti cantieri aperti, tanti discorsi a metà, c'erano più di 100 persone che avevano vinto un concorso che non erano state chiamate in servizio. Sono arrivato che erano 3 anni che non si distribuiva un euro per la ricerca locale. Dopo 6 anni abbiamo costruito tutti assieme qualcosa come 70.000 metri quadri di restauri, un centro. Si vede dappertutto. L'asse di via Mortara, la splendida biblioteca di Santa Maria delle Grazie e il cubo e tutto quello che c'è attorno, il grande polo tecnologico di scienze della vita, il polo tecnologico delle scienze dure, quello che abbiamo nell'area ex Eridania, i restauri sull'asse Voltapaletto, via della Ghiara, il rilancio di tutta la zona vicino alla biblioteca comunale. Una città che è tornata ad avere delle aspettative, quindi vuol dire che c'è un legame. La città deve chiedere molto, deve chiedere moltissimo, come è stato chiesto giustamente nel periodo in cui ho fatto il rettore. La città deve capire che qui c'è un motore di apertura, perché altrimenti è come con il ghiaccio, la città si richiude. E una città chiusa può magari essere utile a qualcuno di qualche circolo, ma non lo è per la città nel suo insieme. Naturalmente per ottenere questi risultati era necessaria una condizione di partenza, spiega Patrizio Bianchi, che fa riferimento alla buona gestione delle risorse dell'Ateneo. Tutto questo è possibile se i bilanci sono in pareggio. Abbiamo fatto tutto questo, ma abbiamo anche chiamato tutti coloro che avevano vinto un concorso, abbiamo fatto dei concorsi, su quasi una persona su 3 è nuova o ha cambiato condizione. In una situazione nazionale difficilissima che ha visto il pressoché fallimento di moltissimi sistemi universitari regionali. Il ruolo dell'università è fondamentale e non solo a Ferrara. In tempi di recessione la ricerca scientifica e tecnologica resta la principale carta che l'Italia può giocarsi sul tavolo del mercato globale. E io credo che ricerca ed educazione, come è stato detto, da Lisbona in avanti, sono le uniche due politiche che permettono a un paese come l'Italia di uscire dall'angolo. Se si taglia la ricerca e si taglia l'educazione, il paese necessariamente si appiattisce sul basso. E lì ci sono tanti concorrenti. L'Orto Botanico di Ferrara torna protagonista lunedì 17 maggio alle 17 con un incontro pubblico nell'Aula Magna di Palazzo Renata di Francia. La ricerca scientifica negli orti botanici è il titolo della conferenza che sarà tenuta dal professor Graziano Rossi, docente di botanica applicata dell'Ateneo. L'abbattimento della Torre d'Avorio, come l'università può contribuire allo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro per il ciclo I Caffè delle Scienze che si terrà mercoledì 19 alle 18.30 presso il ristorante La Rosa dei Venti. Relatore il professor Patrizio Bianchi, accompagnamento musicale a cura del Conservatorio Frescobaldi.